Il problema che ci viene posto è quello di determinare la forza massima che si può applicare a questo sistema di due blocchi affinché il blocco superiore non scivoli sull'altro. C'è attrito fra il blocco 2 e il blocco 1, non c'è attrito invece fra il blocco 1 e il piano orizzontale. Beh, in questo caso, è chiaro che trattandosi di un sistema di due blocchi, per determinare il valore di F, dovremo sicuramente ragionare sul sistema nel suo complesso, in quanto la massa da spostare è la somma delle masse dei due oggetti, quella è la massa da accelerare. Però la condizione di non scivolamento è quella che si verifica fra il corpo 2 e il corpo 1, quindi io inizierei considerando come sistema il blocco 2, quindi consideriamo il corpo 2. Come sistema di questo disegniamo lo schema di corpo libero. Abbiamo sicuramente il peso del corpo 2, P2. Siccome il corpo 2 è appoggiato sul corpo 1, questo reagisce con una forza di reazione vincolare, una forza di contatto che chiameremo N2, che sarebbe la forza che il corpo 1 fa sul corpo 2. E poi c'è indubbiamente l'attrito. Come già in un esempio precedente, quello della tazzina sul tettuccio dell'auto, il numero 20 mi sembra di ricordare. Anche in questo caso è arduo identificare la direzione della forza d'attrito. Intanto si tratta di attrito statico perché il corpo 2 non si muove rispetto al corpo 1. Poi si tratta di attrito statico massimo, perché quella che ci viene chiesta è la condizione proprio limite in cui il corpo 2 ancora riesce a non scivolare sul corpo 1. Dunque tratteremo l'attrito statico massimo. E poi per quanto riguarda il verso, chiediamoci cosa succederebbe al corpo 2 se il corpo 1 accelerasse in modo troppo violento. Beh, in questo caso il corpo 2 scivolerebbe indietro. E noi sappiamo che la forza d'attrito statico massimo è sempre opposta al verso del possibile scivolamento. Dunque, se il blocco 2 rischia di scivolare lì indietro, vuol dire che la forza d'attrito statico massimo che noi andiamo a rappresentare nello schema di corpo libero deve essere puntata in avanti. Ora vediamo cosa ci dice questo schema di corpo libero. Scegliamo un sistema di assi cartesiani orientato nel verso del moto, con l'asse x nel verso del moto. Per il corpo 2 sappiamo che la somma delle forze applicate non è zero, infatti lui deve accelerare, e quindi potremmo scrivere che la somma delle componenti x deve essere uguale a max, ax è la massima accelerazione possibile per il sistema dei due blocchi, e la somma delle componenti y deve essere uguale, come sempre, a 0, perché in questo caso AY è uguale a 0. Andiamo a tradurre questo sistema di equazioni tenendo conto delle forze effettivamente applicate. Dunque, con componente X c'è solo la Fs max, quindi scriveremo mu con S per n, che è la formula della forza d'attrito statico massimo, uguale max. Mentre per l'altro asse avremo n, attenzione, qui bisogna stare attenti a quali sono i corpi e le masse coinvolte, quindi mu con s n2 sarebbe più corretto. E poi siccome sto disegnando lo schema di corpo libero del corpo 2, questo è un m2. E poi abbiamo n2 meno p2, cioè meno m2g, tutto uguale a 0. Questo ci dovrebbe permettere di determinare l'accelerazione massima. Infatti, portando avanti i calcoli, dalla seconda equazione n2 uguale m2 per g, che sostituito nella prima equazione porta mu con s per, al posto di n2 mettiamo m2g, uguale m2ax. Come abbiamo già visto in altre situazioni, la massa si semplifica e quindi il
sistema ci dice che l'accelerazione x massima possibile, posso aggiungerlo a questo punto per ricordarlo, è data da mu con s per g. La possiamo anche calcolare, nel nostro caso è 0,47 il mu con s, quindi 0,47 per g, 9,81, e otteniamo 4,61 come valore dell'accelerazione massima per questo blocco 2 al di sopra del blocco 1. Questo però non ci dice ancora quanto deve essere la forza massima. In effetti, una cosa sappiamo però, che siccome il corpo 2 e il corpo 1 non si muovono relativamente uno all'altro, l'accelerazione che abbiamo calcolato non è solo quella del corpo 2, ma è anche quella del corpo 1. Per cui noi potremmo anche considerare adesso che tutto il sistema formato dai due blocchi subisce la stessa accelerazione. Ora si potrebbe tornare a disegnare un nuovo schema di corpo libero per il sistema complesso, ma è ovvio che a questo punto, se io voglio trovare la forza massima, questa forza massima sarà applicata a un corpo di massa pari a m1 più m2 soggetto all'accelerazione ax massima che abbiamo determinato prima. E dunque la somma delle masse 5 più 2 è 7 kg, 7 kg per l'accelerazione di 4,61 mi dà un 7 per 4,61, che fa esattamente 32,27, diciamo 32,3 newton. Ora esaminiamo la seconda parte del problema. Il problema dice cosa succede se la massa del blocco superiore viene aumentato, cosa succede a F? Ma abbiamo visto che se la massa del blocco superiore viene aumentata, l'abbiamo scoperto qua quando abbiamo semplificato m2, l'accelerazione massima non cambia. Dunque, l'accelerazione massima sarà sempre la stessa, indipendentemente dalla massa del blocco 2. Però la forza massima, anche se l'accelerazione è la stessa, la forza massima dovrà crescere perché cresce la massa del blocco m2.